Buongiorno, allora il nuovo vlog è già in esportazione, scusate se l'ho fatto uscire un po' più tardi del previsto, però non ho avuto tanto tempo, quindi uscirà credo domani, cioè che per voi sarebbe già, cioè ovviamente sarebbe già giovedì comunque. È già il 3 dicembre, sì, fra un po' si fa l'albero di Natale. Comunque, quando entro in macchina praticamente, non è che si muore di puzza, però c'è profumo, nel senso che anche troppo, perché ho comprato questo qui, alla lavanda praticamente, questo non c'entra niente, alla lavanda, e fa un profumo, troppo profumo. Lo so benissimo, me l'ha detto anche Marco, che praticamente andava lasciato un po' nella bustina e poi pian piano andava tolta, però ormai. Poi questo l'ho preso al lavoro, che era quello del Makeup Day, cioè che raccoglievamo i fondi per donare poi alla casa Ronald i bambini malati, perché comunque i genitori non potevano stargli vicino a questi bambini, non ci possono tuttora, nel senso, e almeno così un piccolo aiuto li poteva far stare vicino a loro, visto che gli istituti ospedalieri sono a centinaia di chilometri di distanza, quindi così stavano vicino ai loro bambini. Comunque adesso, detto ciò, vado al lavoro, che francamente non ho neanche tanta voglia stamattina, anche perché con una giornata, scusate, con una giornata del genere, cioè, no, per dire, questa è la giornata, comunque, con una giornata così, cioè, chi vuole andare a lavorare? Nessuno, preferivo stare a casa oggi, però, a domenica, si lavora, comunque adesso vado perché sennò rischio anche di fare tardi, tra virgolette, entro all'11 e mezzo, manca un'ora, ma insomma. Nel frattempo Marco stava sistemando la lavatrice. Comunque la situazione qui sotto sta un po' migliorando. Adesso vediamo un po' poi come va. Comunque adesso va. Allora, sono uscita dal lavoro, il primo turno l'ho già fatto, adesso vado a casa dei miei genitori. Tanto poi alle 7:30 devo rientrare, quindi è inutile che faccio su e giù da casa mia a casa del al lavoro, quindi vado a casa dei genitori che è 5 minuti da qui. E niente, dopo si rientra al lavoro, fino alle 10 non ho particolarmente voglia. Già non avevo voglia stamani, proprio la domenica proprio non ho voglia proprio di entrare al lavoro, però purtroppo ce l'ho di contratto, mi tocca. Niente, adesso vado. Che tra l'altro oggi ci hanno anche massacrato, nel senso che è venuto tantissima gente, da mezzogiorno e mezzo fino alle 2:30 c'è stato un bordello di gente. Ma veramente tanta. Poi fino anche ora diverse persone, però dal mezzogiorno e mezzo alle 2:30 è stato veramente pienone, ma proprio pieno. C'era la gente con i vassoi in mano che cercava posto, purtroppo, però purtroppo non c'era posto perché la sala è quella che è, quindi. Allora, sto andando verso il lavoro e non ho particolarmente voglia di fare. Allora, sono appena uscita da scuola, sì, da scuola, da lavorare, scusate, stavo pensando alla scuola in questo momento, adesso vado al lavoro, sono talmente rincoglionita che non riesco nemmeno a parlare stasera, comunque sto andando a casa, però prima mi fermo a fare benzina, poi vado a casa e poi penso che mi guardo un film su streaming, perché oggi quando sono andata a casa dai miei genitori con mia mamma ho visto un film che mi è piaciuto tanto, anzi due ne abbiamo visti, ora guardo se me ne vedo uno o l'altro, anche tutte e due, comunque adesso vedo un po' e poi guardo cosa fare. Comunque vado, che quell'altro Marco mi sta aspettando, e mangio anche qualcosa perché ho anche fame. Sono appena arrivata a casa, adesso mangio. Appunto, e poi mi vedo se riesco a vedere
quei film, anche perché sono abbastanza stanca. Anche stasera c'è stata molta gente, quindi speriamo bene che non mi addormento mentre mi guardo il film. Comunque, praticamente il canino rabbioso che vi dico sempre abita in questo cancello qua. Cioè, è una cosa allucinante quel cane. Veramente. Appunto. Sta abbaiando, non so se sentite. Stai zitto! Stai zitto! Appunto. Ah, non vedo l'ora che arriva il nostro cane, almeno ne fa una smusata e si jeta veramente perché è odioso. Comunque, io vi mando un bacio. Vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ah, che poi uscirà anche il nuovo video. Quando voi vedrete questo video qui, praticamente è già uscito l'altro vlog. Comunque, buonanotte, ciao ciao!